Allora che ci fai ancora qua? E poi sdraiata come se fossi una regina. Stracciona, alzati! Come, scusi? Sta zitta, chiudi quella bocca. La tua amichetta l'ho già sistemata. Ora tocca a te, carina. Dimmi, cosa sei venuta a fare in casa Fritzenwalden? Avanti, la parrucchiera ti ha mandato a carpire informazioni su di noi? No, signora, a me non mi ha mandato nessuno. Io sono venuta solo perché mi andava. Senti, ragazzina, non creda una sola parola. Titina non fa mai niente per caso. Quindi ora sicuramente starà tramando qualcosa. No, che strana no, coincidenza che proprio tu sia venuta a lavorare in questa casa. Adesso in giro mi ha stancata, mi ha veramente stancata. Vuole sapere la verità? Vuole sapere chi sono? Sì. Sì, le dirò chi sono. Magari non avrò i suoi abiti, il suo denaro, la sua raffinatezza, ma ho dei valori che mi ha insegnato mia madre. Ragazzina, perché dovrei ascoltare i sermoni di una servetta, per l'amor del cielo? Aspetti che non ho terminato e se mi interrompono faccio fatica poi a seguire il filo dei miei pensieri. Mia madre era una persona che... Non ne ho le prove, ma il mio istinto non mi tradisce mai. Noi donne abbiamo un sesto senso. Finiscila, per favore, ti prego. Se non salta fuori, te ne comprerò un altro. Non è poi la fine del mondo, in fondo. Sei impazzito. Federico, non è sparito un diario. È scomparso un oggetto di immenso valore. Senti, mi hai estenuato. Ti chiedo per favore di smetterla. Mi hai estenuato. Delfina? Non insistere. Vieni, amore. Andiamo. Noi due faremo i conti più tardi. Anche con me hai un conto in sospeso. Preparati, smorfiosetta. Preparati, smorfiosetta. Ma sì, non mi fate paura. Streghe, vecchie befane rinsecchite. È inutile che vi date tante arie. Brava. Ah, complimenti. Grazie. Flor, gliel'hai cantate, eh? Sei bravissima ad inventare insulti. Mi è piaciuto, befane rinsecchite, eh? Shh, non vi fate sentire, altrimenti mi uccidono. Se osano toccarti anche un solo capello, io le riduco completamente calme. E io le prendo a pedate. Voi non fate niente, perché io sono grande e mi so difendere. E tu come stai? Io sto benissimo, non preoccuparti per me, sta tranquilla. Bene, davvero. Perfetto, allora, mi aiutate a fare una cosa? Che? Sì. Che cosa? Su, andiamo. Parla, là che ve lo dico, dai. Come puoi trattare così Federico, figlia mia? E poi per quella cenciosetta. Cos'è tutto questo caos, Sofia? Sto cercando il bracciale, ma non mi pare che sia qui dentro. Infatti non c'è, cerca da qualche altra parte. Sì, però da dovrei... un'altra parte. Dovrei prima Sei cercare... sorda? Avanti, vattene, hai sentito tua sorella? La verità, mammina, è che del bracciale non mi importa nulla. Voglio solo che accusino quella verduraia. Ma per farla accusare, la smorfiosetta deve risultare colpevole. Sono necessarie delle prove, bambine. Senza prove... È ovvio che non ha rubato lei il bracciale. L'ho nascosto proprio io nella sua camera. In guerra è tutto lecito, no? Ma sei un genio, amore mio. Molto astuta. Sei uguale a tua madre. Hai avuto un'idea magnifica. Sì, ma non tutto è andato bene. Avrebbero dovuto trovarlo. L'ho messo proprio io sotto il letto. No. A meno che lei non l'abbia trovato e rubato davvero. Beh, figliola, comunque sia andata, sia come sia, non abbiamo prove per accusare quella ragazzina. E ad ogni modo a Federico, evidentemente è simpatica perché la difende continuamente, non lo capisco. È per questo che voglio che se ne vada il più presto da questa casa. Non deve neanche guardarla. Calma, non ti agitare. Non ne hai proprio motivo. Come puoi essere gelosa di quella piccola servetta anonima? Devi solo organizzare una serata al chiaro di luna, romantica.
e vedrai che cadrà ai tuoi piedi. Beh, come? Non vuole mai andare da nessuna parte? Bambina! Amore mio, tu hai tante di quelle doti, tesoro. Vedrai che basterà poco. E con il tuo amore riuscirai a convincerlo che quella smorfiosetta è davvero una ladra. Non è da Gonzalo fare una cosa simile. A te chi te l'ha detto, Facia? Non me l'ha detto nessuno, l'ha visto anche Bata. Sì, l'abbiamo visto io e Facia. Non può essere, non può essere. Sei sicuro che non era una bugia? Di' la verità. No, no, è vero, pomiciava con una ragazza. Allora Federico aveva ragione. Povera Maya, soffrirà da cane. Bene, infatti, visto? Perciò meglio che l'abbia saputo subito. Beh, Facia, ma c'è modo e modo di dire le magari cose. Magari non davanti a tutti. E che avrei dovuto fare? L'ho fatto solamente per avvertire Nicola. Sì, e poi doveva aprire gli occhi, okay, doveva essere informata. No. Ci sono notizie di Flor? Credo sia al negozio con mia madre, non so. No, no, è a casa mia, lavora là. Cosa? Lavora a casa tua. 5 passi con Greta, allora lei stava cercando il bracciale e in quel momento... Permesso? Sì. Prego. Mi fa impazzire. È proprio bello. Terribilmente bello. Scusa, impossibile. Guarda dove... Ho esagerato veramente troppo, amore. Squa che schianto. Un vero omaggio. Scusa, non hai visto Maya? Maya? Sei magnifico. Proprio uno schianto. Non ci vedi? Sei bellissimo. Sei ancora arrabbiato con me? Perdonami, ti prego, amore. So che ho esagerato un po' con la storia del bracciale, ma vedi, per me era importante, aveva un enorme valore. Non per il prezzo, sai, ma solo perché tu lo hai scelto per me come simbolo del nostro amore. È come se mi avessi regalato, chi so, un anello di fidanzamento. Va bene, ho capito, va bene. Che carini siete qua tutti quanti, no? Oh. Sì. Guarda che aria felice hanno i tuoi genitori. Sì, sorridevano sempre. Eravamo una famiglia felice, ma ora... Ti capisco. Ti capisco perché l'ho provato con mio padre. Ci mancheranno sempre i nostri cari. Ma penso che se vogliamo potremmo formare una famiglia molto felice. Hai ragione, è colpa mia. Sono io che ti devo chiedere scusa per essere rimasto ancorato al mio passato. Perché non andiamo a divertirci un po'? Sì. Eh? Sì. Sì. Andiamo al fiume. Andiamo in uno di quei locali che si trovano sotto. No, sull'isola. No, non in mezzo alla gente. No. Andiamo giù alla spiaggia. Ma lì non c'è nessuno. Sì, proprio per questo, meglio. Meglio, così fuggiamo via da tutto il casino. Dammi retta, per favore, non andare a casa di Gonzalo oggi. Non so che fare, non so che fare. Beh, senti, prima accertati che ciò che ti hanno detto sia vero. E come faccio? Facia mi ha giurato di averlo visto con un'altra, ma non ne ho le prove. E non gli credi? Perché dovrebbe mentire? Che c'è? Ecco, noi ci siamo baciati. No, tu e Facia vi siete baciati e non mi avevi detto niente, che razza. Non ti agitare, adesso non è questa la cosa importante, Valentina. Non ci pensiamo, non è importante. Beh, invece ti farebbe bene pensare un po' anche a lui. Che ore sono? Devo andare, sta per iniziare il concerto di Madonna, non no, te la prendere, no. Va bene, per favore, per favore. Vai. Va bene, per favore, non gridare. D'accordo, ma mi snervi. Bene, né te faccio tristi, me lo prometti? Te lo prometto. Bene, e basta con la piastra, i capelli sono perfetti. Ok. Ciao. Flor, e questi che sono? Cosa? Questi. Ah, i miei amuleti, attento a non romperli. E questa cosa pelosa? Quale? Eccola.
Una zappa di coniglio. Ah, hai tagliato una zappa a un coniglio? No, chi? Io a zoppare un coniglio? Ma sei matto, dai, che finta. L'ho comprata in un negozio di peluche. Ma hanno lo stesso potere di una vera. Mettila dentro la scatola, sì, corri. Però, potere di fare che cosa? Potere di fare cose che forse un giorno vi spiegherò. Ma dove sta? Accidenti, dove l'ho messo? Cosa cerchi? Che... Il documento di mia madre è una delle poche cose che ho di lei. E adesso non lo trovo. Gonzalo mi guardava con amore. Ne sono certa. Per questo non posso pensare che mi abbia ingannata. Posso entrare? Vieni dal garage, non è vero? Sì, sono andato a dare un'occhiata.